Dopo 2 settimane di video incredibilmente profondi e pieni di filosofia, a grande richiesta, un video della settimana normale. Che poi è normale. Non è normale. Mai, mai normale. Lunedì! Oddio ragazzi, mi sento male. Dove giro questo coso? L'opposto del selfie stick. Adesso apriamo un pacchetto. È arrivato questo pacco. Ehi. Che pesa come un cinghiale. Ciao, vabbè, mi apri qui. Dai, parti prima tu, ciao. Piano, piano. Ci sono qua. Adesso violenza. Quanta roba c'è? Che è successo? Un'accetta per uno. Leggi! Per i cani della Slim Dogs. Carissimi cani, sono Giorgio. Ho fatto realizzare alla mia pastarola di fiducia qualche piadina artigianale. Le asce funzionano bene anche da lancio. Che bello. Piadina alla zucca. È pazzesco, voi continuate a cibarci ed è bellissimo. Grazie veramente. Sì, buonasera, sono la signora Antonella. La nostra azienda l'ha selezionata insieme ad altre 9 famiglie di Roma e provincia. Ma io le conosco? Le altre 9 famiglie, io le conosco? Non riesco a sentirle. Le altre 9 famiglie? Perché io sono un po' timida, non mi piace mischiarmi con gli altri. Ma provo a richiamarla, signora, perché non la sto sentendo. Se non richiama ti ho trovato il modo definitivo. Fabio Bellandi, tu sei il vincitore del contest del Trova il Mini Santuccino. Adesso sto preparando il pacchetto per te. Comprenderà uno starter pack per essere un vero Slim Dog. Molto bene, ti arriverà questa scatola. Un oggetto da avere. Grazie per aver partecipato a questo contest. Ora, questo nostro lunedì giunge al termine. E quindi adesso passiamo a... martedì, fa caldo, sono sottoesposto. Ma ieri ho fatto più di quello che dovevo. Oggi mi ritrovo con un po' di tempo in avanzo. Momento ukulele. Cosa vuoi? È un pacco per te è arrivato. Il cubo della cava. Il fidget cube. Guarda. C'è il tiki taka, c'è il rotellino. Poi c'è il joystickino. C'è i tastini. Ma io non ho capito a che serve. È per i falliti. Un messaggio d'auguri da Parlamenti Cecilia. Ciao ragazzi, un piccolo antistress ne avete bisogno, soprattutto Adriano. A me pallina mi stuzzica proprio il buco del tag. Zitti. Bellissimo. Certo, servirebbe una bella recensione di Rocco. Buongiorno. Buongiorno, bentornati a questa nostra rubrica infernale. Non è più un unboxing. Forse non lo posso fare. Prova. Ci proverò. Ci è arrivato questo dono. Sì, non riesco. E non lo riesco a fare. Non riesco ad andare avanti. È un dramma. Non posso più recensire prodotti infernali. È tutto finito. Ci vediamo la prossima stagione. E qui inizia il tripudio di treni di questa settimana. Vedrete prima Milano e poi Venezia. Sono 2 ore e mezza che sono in viaggio e ho appena finito di montare il video che esce domenica. Fuori è tutto grigio. Ora scendo dal treno e mi becco con Marco. Il programma della giornata prevede un evento organizzato da Canon. Sto un po' in fissa. Abbiamo deciso di prendere un gelato. Però hanno le cialde messe fighette così. A me ha messo la cialda così. L'abbiamo fatta. Siamo vivi, eh? Questa piazza è importante perché è dove è stata girata una delle prime puntate di The Lady. Queste cellette bianche penso che ospitino le tecnologie in esposizione. C'è il pizzettaro che fa ruotare le pizze. Madonna. Ma Bruno, White Photo Fest, cosa vai a vedere? Il pizzettaro. Pizzettaro. Momento slow motion. È stato un momento pazzesco di Marco Cioni, si è guadagnato un lecca-lecca. Ha vinto un lecca-lecca. Lui ha fatto il mio workshop da zero a videomaker e alla molletta. Verde, ragazzi, ci voleva. Mettetela sempre quando andiamo agli eventi, sempre. Questa è la nostra meta, sono loro che ci ospitano. Adesso entro qua dentro e dico tutte cose a caso, non so.
cosa accadrà. Matteo, io mi chiamo Matteo Bruno, sono un videomaker e vivo a Roma. Passaggio da youtuber che fa i video nella cameretta a essere parte di una società di produzione video. Al mio tre diciamo tutti sistemato. 1, 2, 3. Sistemato! Grazie di avermi ospitato. Ciao Matte. Ciao. Ci sentiamo. Marco. Grazie mille. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Una ragazza mi ha regalato questo. È stupendo. Wow. Grazie. È bellissimo. La posso fare? Ciao. Giovedì! Sono arrivato e loro mi hanno fatto vedere che è arrivata questa letterina. Ragazzi, sono Francesco e visto che mi sembra un po' accaldato, Matteo, negli ultimi video, vi invio questo gadget, ovviamente green, che spero vi faccia comodo. È bello. Sta scuotendo la chioma proprio, eh? Proprio i bimbi scemi. Ah! Francesco? Sì. Ciao, sono Matteo Bruno, cane secco. Grandissimo. Addirittura. L'ultimo video mentre parlavi e avevi la lampada sparata addosso, ti ho visto particolarmente accaldato. Ciao, grazie per la chiamata. Ma grazie a te, grazie del ventilatore, veramente è un dono fantastico. Il prossimo parlato sarò asciuttissimo. Pazzesco, è tutto così verde. Ma smetti con sto fresco groteante. Marco Cioni sta decidendo come si deve concludere la mia giornata. Voglio un po' di poesia su Roma. Oh, questa poesia su Roma. A me in realtà Roma mi fa schifo. Voglio vive alla Dispoli, il Colosseo e l'Eur e il Tevere. Fa schifo Roma. Ah sì, mi ero scordato la cosa fondamentale. Domani prendiamo un treno e andiamo a Venezia al Marketers Day. Andremo a dire di nuovo delle cose. Io spero che qualcuno ci dica: ragazzi, non sapete quello che cazzo stai dicendo. Io spero che ci sia. Che uno si alzi in piedi e faccia così. Ma che cazzo stai a dire? Sciopero! Venerdì, siamo alla stazione. Ho appena evitato di perdere l'ultimo metro della giornata perché c'è sciopero. Senti, senti, senti. Si parte. Ma per prima cosa una simpatica colazione. Matriamo. Ciao. Buon dì. Allora, stiamo andando a Venezia. Ho sempre apprezzato molto l'illuminazione di questi bagni. Ora ci vuole un po' di poesia in slow motion. Volta a Venezia, quindi ragazzi sono un po' emozionato. Matteo, ma come è finto? È un set. Sì, sembra finto. È tutto finto. Se non lo so, senti. Chiamalo, chiamalo. Poesia a Venezia. Siamo arrivati, questa è l'entrata. Questo è il punto. Piacere, Matteo. È tutto bello, l'aula, la cultura, le cose, però dobbiamo mangiare del cibo. Il pasto dei campioni, patatine fritte, qualcosa nel cartone. Ciao, piacere comunque. Lui è il fondatore del Marketers Club. Facciamo la selfie, vai, fate voi con i telefoni. Io non so chi sono. Aiuto, ci stanno spingendo. Loro pubblicano ogni giorno contenuti originali. Si è appena una squadra di animatori. E quindi la cosa vuol dire che c'è stato questo equilibrio che si è creato tra noi e le persone che seguono il canale. È pazzesco, guarda. Siamo accanto a Facebook. Parle. Capito? Marketers, Rockin' Hill. Poi questi falliti. Falliti. E adesso festone, pazzesco. C'è un aperitivo che ci attende. Che bello. Grazie mille. Beh, prima provo questo, poi provo quello. Adesso andiamo a fare festone sulla barca. E ho fatto una domanda, ho detto: scusa, ma open bar? E lui mi ha detto sì. Barca, open bar, 2:30 di notte. 2:30 di notte. Questi sono i 3 elementi della nostra serata. Siamo tipo un esercito in giro per Venezia. Siamo carichi. Ma sì, mamma, qui. Ciao. Chi è? Guarda che punto panoramico. Dietro di me, non so dove, se qui o qui, sta per arrivare qualcosa di incredibile. Guarda la fotografia. Eccolo, eccolo, eccolo. Questi lampi stanno per accompagnare il nostro giro in barca. Perfetto, dai. Bang barca. Posto, saliamo. Vai. Saremo malissimo. Ma
Alla fine siamo scesi dalla barca. È stato un party infernale. Abbiamo dormito qualche ora, adesso stiamo facendo colazione, pranzo, non si è capito bene che fanno fa qua dietro. Siamo bene e adesso mangiamo. Ciao Venezia! Come conclusione veramente molto bella. E niente, si torna a Roma, si torna ad Arco Losgeo. Siamo arrivati di nuovo a Roma, di nuovo lo smoghetto. Ciao. Quindi questo video è così pregno di cose che è inutile aggiungere altro. Me ne vado. No, fai lasciare i like. Levati dal cazzo. Se questo video vi è piaciuto, ma che sei in campo? No, mi stava spostando. Hai spostato il tavolo. Marco Cioni è un fallito. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e fatemi sapere cosa ne pensate della nostra settimana infernale nei commenti. Me ne vado.